E se vogliamo in maniera minore anche a lei, con la vittoria al campionato europeo a Budapest a maggio, la conferma di essere un'atleta ad alto livello, e farebbe molto piacere che riuscisse a cogliere anche un risultato brillante all'interno dei giochi olimpici. All'età ormai avanzatissima di 34 anni, rinunciando ai 200 si libero, come ha rimarcato la Pellegrini l'altro giorno, Frank mi ha lasciato sola. Delle grandi vecchie, tra virgolette, la Pellegrini è l'unica, è l'ultima, è l'Highlander. 800 stile libero femminili significa Simona Quadrella, ma andiamo con la start list dal basso all'alto: Martina De Memme, Alisia Tettamanzi, Diletta Carli, Giulia Salin, Simona Quadrella, Martina Caramignoli, Giulia Hassler e Gabrielle Roncatto. Cosa ci aspettiamo da Simona dopo il 1500 stile libero di ieri? E poi, a proposito di Martina De Memme, tra l'altro Lady Antonelli, il tecnico che è subentrato a Stefano Morini alla guida di Gregorio Paltrinieri, di Martina De Memme, al di là della vita privata, ricordiamo il 2013 come il suo anno migliore, con la finale mondiale a Barcellona, proprio in questa distanza di 800 stile libero. Ebbene sì, continua però a macinare e ogni tanto a farsi vedere in queste grandi competizioni. Fa molto piacere, un atleta che ha ricercato in maniera anche singolare la prestazione nel corso degli anni. C'è lo start, 800 stile libero, la serie migliore del Sette Colli 2021. Giuste le tue considerazioni su Martina De Memme, ma poi si diceva soprattutto Simona Quadrella. Ieri molto convincente la sua prova sui 1500 stile libero, e oggi, insomma, conoscendola, dubito che tirerà dietro il piede dell'acceleratore, e quindi cercherà una prestazione convincente anche nelle 800. L'obiettivo potrebbe essere quello di notare al di sotto degli 8 minuti e 20, che è un po' una barriera di alta qualità mondiale, che l'ha infranto diverse volte, ha un record italiano molto più pesante rispetto a questo limite da 8.14. 8.14.99, Luca, vicinissimo al record europeo della Adlington, 8.14.10. Ebbene sì, nuotato però in un'occasione diversa rispetto a Sette Colli, ovvero la finale mondiale del 2019 a Guangzhou. E una Quadrella che però sembra davvero sulla via corretta per tornare competitiva, come non la vediamo appunto da quella data. Passaggio un po' lento però ai 100 metri, 1.58 per lei, decisamente rallentato l'avvio degli 800. Ancora più lenta era stata Simona Quadrella rispetto all'avversaria nella prima vasca di andata, quella dove aveva fatto timbrare e registrare il miglior parziale Gabrielle Roncatto. Simona Quadrella si è rimessa in testa ai 101.01.58 ed un ritorno da 31.48. Vediamo se adesso decide di accelerare un po', 1.33.19.150, con un parziale da 31.61. È il miglior 50 della terza vasca, quello di Simona Quadrella. Seconda posizione, prova a stabilizzarsi Martina Caramignoli, tutta schiacciata sulla corsia di fianco per provare a succhiare un filo di scia alla Quadrella. Sì, non è un caso, non è un errore, è una scelta ovviamente strategica, quella di cercare di attingere qualcosa dall'avversario. Però insomma, i primi 200 metri della Quadrella non certo perfetti. Per dare un riferimento, ieri ha nuotato più velocemente nell'avvio dei 1500, quindi gara più lunga sia ai primi 100 che ai secondi 200 rispetto ad oggi. Simona Quadrella che ha un vantaggio di 7 decimi nei confronti di Martina Caramignoli. In scia alla Caramignoli c'è Giulia Hassler, in corsia numero 3 invece prova a non perdere troppo anche in termini di riferimento rispetto a Simona Quadrella, Giulia Salin. Quadrella che fa 2.36.46 ai 250 metri e sta continuando a nuotare sul 31.6, 31.7 ora. Martina Caramignoli a 1.24 di distacco. E stessi identici crono della gara da 1.500, qualcosa di più, insomma, forse la stanchezza o un minimo di appagamento è arrivato anche in un'atleta così combattiva come lei a seguito della prova di ieri, senza sottovalutare peraltro quello che è un impatto di rimbalzo di fatica, perché un 1500 notato il giorno prima comunque un po' di segni te li lascia addosso.
Alle spalle di Simona Quadarella c'è Martina Caramignoli che sta subendo l'attacco di Giulia Hassler e allora sta cercando di sgomitare, metaforicamente parlando, la Caramignoli per difendere la seconda posizione. Anche per lei le fatiche dei 1500 stile libero di ieri. Adesso il distacco, il vantaggio di Simona Quadarella cresce nei confronti delle avversarie, mentre Martina Caramignoli è sempre lì in piena bagarre per provare a difendersi da una Giulia Hassler che adesso sta cercando il sorpasso. Quadarella 3:39:69 fa meglio della Caramignoli Hassler, 2:32 contro 2:45, sono 13 centesimi di differenza che ora separano l'atleta del Liechtenstein rispetto all'atleta dell'Italia, cioè la Caramignoli. Hassler che ieri è finita dietro alla Caramignoli nel 1500 seppur di poco e oggi ribadisce di essere a un livello perlomeno in questo momento della preparazione molto simile all'azzurra, dando vita a una battaglia di spessore. E in quarta posizione a Saline, l'anno scorso era stato un sette colli travolgente per la Veneta che aveva fatto vedere cose eccezionali, questa stagione però non così felice per lei, non è più riuscita ad avvicinarsi ai crono notati nel 2020. Respirazione ogni ciclo di bracciata per Simona Quadarella, alternata sia a destra che a sinistra, riesce a controllare la posizione delle avversarie in chiusura del ritorno precedente. Un paio di occhiate alla sua destra per controllare il posizionamento di Martina Caramignoli e di Giulia Hassler. Simona Quadarella 4:42:85 aumenta ancora il proprio margine di vantaggio con Martina Caramignoli brava a effettuare il controsorpasso nei confronti di Giulia Hassler. È come se non trovasse, al di là delle considerazioni di prima, è come se non trovasse un passo diverso negli 800 rispetto alla distanza più lunga. Se vogliamo, anche in occasione dei campionati europei lei è riuscita a nuotare i 1500 in maniera abbastanza convincente, gli 800 così, dove ha fatto fatica peraltro anche a vincere, e poi ha nuotato invece un grande rispetto ai suoi standard 400 metri. La via di mezzo, gli 800 al momento non le salgono, non la vestono in maniera perfetta. Dopo un paio di 31,6 e un 31,5 è tornata a nuotare 31,7 Simona Quadarella, ma sono state 3-4 vasche che le hanno consentito di guadagnare ulteriormente nei confronti delle avversarie, passaggio a 550 metri con Simona Quadarella che fa 5,46 e 17, il vantaggio rispetto alla coppia Caramignoli-Hassler continua a salire ed una Martina Caramignoli sempre impegnatissima nel tentare di tenere a bada la Hassler. Certo che vederla nuotare anche nelle riprese dall'alto con questo ritmo, con questa frequenza, con questo equilibrio di bracciata, insomma fa di lei una bellissima nuotatrice adatta alle prove di mezzo fondo. C'è grande equilibrio nella sua bracciata tra braccio destro e braccio sinistro, c'è una grande capacità di inserimento della respirazione, facilità di nuoto per Simona Quadarella, non potrebbe essere altrimenti, no? 6 titoli europei. 3,5 vasche alla fine è il momento in cui alle spalle di Simona Quadarella Martina Caramignoli ha intravisto qualche scricchiolio nella prestazione di Giulia Hassler e allora ci sta provando con l'Hassler che adesso va forse più di disperazione che di benzina rimasta nel serbatoio. 6:49:73 il tempo di Simona Quadarella, Martina Caramignoli che ha guadagnato un po' più di 7 decimi nei confronti della Hassler, sta cercando di consolidare la seconda posizione la Caramignoli, mentre la Quadarella davanti va in gara solitaria. Simpatiche in ogni caso le scaramucce tra l'atleta del Liechtenstein e la azzurra, questo avvio più veloce della romana, un rientro della Hassler e poi dopo il passo invece che va a decretare un livello un po' maggiore, un po' migliore della Caramignoli. E nell'immagine che ci ha proposto poco fa Pietro Sollecchia sembrava proprio che si stessero ringhiando in faccia Martina Caramignoli e Giulia Hassler, mentre Simona Quadarella 7:21:38 il passaggio ai 700 metri è tornata a spingere un po' sull'acceleratore, 31:65 l'ultimo 50 nuotato dalla Quadarella, una Quadarella che sta andando via sempre di più, sempre in solitaria nella sua vasca, la vasca del Foro Italico davanti al proprio pubblico, quello di Roma,
Simona Quadarella ai 750 metri, meno di una vasca alla fine, ha accelerato notevolmente 31,43, adesso ce la sta mettendo tutta, anche aiutandosi un po' di più rispetto a quanto non abbia fatto in precedenza con la gambata, mentre dietro Martina Caramignoli sta continuando a tenere a bada una Hessler che adesso da fondo ha l'ultima energia rimasta nel serbatoio. Da avanti Simona Quadarella, oramai lanciata verso la doppietta, 1500 stile libero ieri, 800 stile libero oggi. Vince ancora alla Sette Colli, 8:23:25 il tempo con cui chiude. E seconda è Martina Caramignoli, brava, 8:29:03, 8:30:17 il tempo della Hessler per il terzo gradino del podio. Beh, insomma, voto molto alto in pagella per lei ieri nei 1500, ridimensionato un po' da questo 800 che non è stato notato bene. Anche il tempo complessivo vicinissimo al passaggio degli 800 metri di ieri, è come se facesse fatica in questo momento della preparazione a trovare il passo corretto per queste velocità intermedie. E magari la sentiremo in zona mista, sentiremo le sue sensazioni quando a noi è rimasto da sfogliare soltanto un petalo della Margherita, cioè gli 800 stile libero maschili che chiuderanno il programma di questa seconda giornata alla Sette Colli. Chi stai salutando? È il gambo della Margherita questo. Chi? Non è il petalo l'ultimo 800. Salutavo Maurizio. Noto un tuo leggero disappunto per questi 800 stile libero maschili. No, mi spiace francamente che non ci sia Paltrinieri per le ovvie ragioni. Mi spiace che non li nuoti Gabriele Detti, perché non ha senso probabilmente per lui tornare in acqua in una condizione di così forte affaticamento. Ha preferito allenarsi. E quindi una gara che è sempre stata una delle gare più importanti del panorama italiano rimane un po' orfana. Detto questo, chi salutavi? Maurizio Terzarra, è nuotatore di Trieste e adesso uno dei responsabili della Marina Militare, della squadra della Marina Militare, che è passato qua dietro e che adesso sta tornando, quindi salutalo pure con tutta la nonchalance del caso mentre noi andiamo in zona mista da Elisabetta Caporale. Simona Quadarella, diccelo tu, come esci da questi 800 stile libero? Ieri molto molto convinta sei sembrata su quei 1500, forse qui stai cercando di ritrovare un passo giusto. No, non è quello, io cioè il passo giusto lo posso anche trovare nell'800, però oggi ero molto stanca da ieri. E avevo dolori, però vabbè, la gara l'ho fatta comunque, praticamente ho fatto quasi il passaggio di ieri. Sì. Però va bene, dai, comunque ho fatto 8:20 un mese fa e 8:23 oggi speravo meno, sono sincera, visto ieri, però è anche vero che dopo 24 ore da un 1500 a quell'intensità non è facile rimettersi in acqua, quindi va bene così. Questo Sette Colli per te finisce qui o domani ci stupisci? No, con in teoria ho i 400. Li farei? Penso di sì. Adesso decido, però penso di sì. Beh dai, sarebbe bello per onorare ancora di più questa vasca che è la tua vasca, sì, la tua Roma. Sì, certo, no, io vorrei farli e comunque adesso ne parlo con Cristian e vediamo. Grazie. Grazie a voi. Poi ha aggiustato il tiro, all'inizio però non mi sembrava troppo convinta. Beh, insomma, quando racconta dei dolori che ha avuto durante la gara, insomma, questo è...